a tutti. È un libro adattamento di un discorso un po' vecchio, perché è del 461 avanti Cristo. È il discorso di Pericle fatto agli ateniesi, adattato un po' alla nostra comunità, che però va a toccare alcuni concetti, alcuni sentimenti e anche modi di fare anche politica che ci appartengono e che vogliamo portare avanti. Il discorso della partecipazione, della democrazia nel senso di fare l'interesse di tutti, di spendersi per la propria comunità, sono valori che valevano nelle città-stato greche, dove appunto era una città che faceva la funzione a sé stante, ma valgono ancora ad oggi e da cui prendiamo riferimento. Quindi abbiamo voluto introdurre questa mattinata, e ringrazio anche Giovanna per il suo intervento iniziale, è stata fin troppo buona, perché appunto la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini vuole essere proprio un elemento chiave importante, non solo di queste settimane che precedono le prossime elezioni, ma anche dei prossimi 5 anni successivi, soprattutto se i cittadini cugionesi vorranno darci la fiducia per amministrare il nostro paese. Oggi vi dico subito un po' l'obiettivo di questa mattinata, quello che ci preme che portiamo a casa da questa mattinata e che portiate a casa tutti quanti. Non è tanto la presentazione del nostro programma, perché per questo ci sarà tempo, faremo una presentazione in aprile, prima delle elezioni, con proprio più dettagliatamente quello che vogliamo proporre per quel giorno. Però ho voluto fare questo incontro quando abbiamo parlato nel nostro gruppo di che cosa proporre, di come costruire il programma, ho voluto fare questo incontro pubblico con la cittadinanza davanti a tutti voi questa mattina, perché l'impostazione di queste settimane sia un'impostazione aperta ai cittadini, dove i cittadini siano protagonisti e partecipi di quello che stiamo costruendo. Vogliamo farlo anche a viso aperto, in maniera diretta, parlando delle questioni senza tirarci indietro davanti a nessuna problema, nessuna questione che se volete avanzare volete condividere con noi. Proprio perché non è solo una questione di metodo, che uno può adottare in un modo, in un altro, e tutto sommato uno equivale all'altro, ma credo che sia un elemento fondamentale per raggiungere poi dei buoni risultati e per riuscire appunto ad amministrare bene la nostra comunità. E credo che se noi pensiamo ai 5-10 anni che sono passati, ai risultati che abbiamo oggi, alla situazione di Buggioro, e come si trova il paese, a che cosa gli serve per risollevarsi anche su tante questioni, penso che la questione di metodo sia quella più importante, perché quello che è più mancato è stato il coinvolgimento dei cittadini con obiettivi chiari, dichiarati, che si possono riconoscere, che possono anche orientare i comportamenti stessi delle persone, che possono chiedere la collaborazione anche dei cittadini. Chiaramente l'amministratore è il primo che si deve attivare, deve darsi da fare, deve proporre una direzione, dare soluzione ai problemi, ma in questa direzione serve, è fondamentale che tutti voi partecipiate, che tutto il paese partecipi, perché altrimenti i risultati non vengono. E questo appunto è quello con cui ci teniamo molto e che vogliamo porre alla base sia del mandato amministrativo, se dopo le elezioni, se questo ci verrà dato, e soprattutto in queste settimane. Quindi cosa facciamo? Il programma lo costruiamo insieme. Noi abbiamo chiaramente delle indicazioni, un'impostazione, delle linee guida su cui costruire il programma, perché pensiamo che della nostra proposta è quello che serve al paese. Però l'apertura, il coinvolgimento è veramente fondamentale. Vogliamo costruirlo assieme a voi. Come ha detto prima Anna, ci sono dei progetti che trovate in sala che possono essere un modo per partecipare già questa mattina, ma anche nelle prossime settimane. Abbiamo attivato una casella di posta elettronica per chi la usa, in modo che ci può essere un contatto diretto, ma anche per tutti coloro che invece non usano il computer e la posta elettronica, ci saranno tanti momenti nelle prossime settimane in cui ci vedremo nelle strade del paese, vicino alle vostre abitazioni. Ci vedremo in tante occasioni per il paese, o le occasioni che stiamo organizzando e programmando, proprio per parlare e confrontarci insieme della nostra comunità. Come ci presentiamo? Avete già ricevuto negli scorsi mesi il crivello che stiamo distribuendo mese per mese, e lì tanti concetti sono già stati introdotti e anticipati.
però vogliamo veramente che, come dire, essere in mezzo alla gente e fare, fare insieme il programma che costruiremo per la Fuggiolo. Ci presentiamo come un gruppo civico, quindi questo elemento, diciamo, di interesse per la propria comunità è un elemento forte e importante. Sentiamo dire, per dire nei giornali, piuttosto che i vari giornali locali, i comunicati stampa che ci sono, gli altri gruppi che giustamente vogliono concorrere con noi all'amministrazione del paese, dei discorsi che sono molto, se mi permettete, molto impolitichese, molto politicisti, nel senso c'è il partito, l'appartenenza al partito, io sono di questa area, di quell'altra, vi chiedo i voti perché avete votato lo stesso partito, magari a livello nazionale, regionale e così via. Penso che non sia quello l'elemento principale. I partiti noi li rispettiamo, se ci vogliono, come dire, collaborare anche con noi, hanno una funzione importante nella società, però non devono essere l'elemento principale, mentre vedo che tanti altri lo mettono davanti questo discorso. Se vorranno sostenere qualche partito, anche che ci sono in Cuggiolo, la nostra proposta lo faranno sulla base delle persone, sulla base del programma. E deve essere un programma aperto a tutti e che tiene conto di tutti quanti. Credo che persone delle diverse sensibilità partitiche possano tutti trovare, in quanto noi andremo a proporre, degli elementi per sostenere, per contribuire assieme a noi a rendere migliore il nostro paese. Come dicevo, faccio questa breve introduzione che è importante, però, perché appunto il metodo, il modo di fare le cose è lo strumento principale per poi raggiungere dei risultati, che è quello che ci serve. La costruzione del programma noi la faremo appunto nelle prossime settimane e vogliamo farla con anche dei gruppi di lavoro che già si sono operativi. Noi in realtà è parecchi mesi che ci stiamo preparando alla prossima tornata poi elettorale, man mano che ci avviciniamo sviluppiamo le cose e le portiamo anche a contatto con i cittadini. Però questi sei gruppi di lavoro sulle sei aree tematiche più importanti che abbiamo individuato saranno appunto dei gruppi operativi dove i cittadini potranno partecipare e potranno insieme arrivare alla costruzione definitiva del nostro programma che presenteremo appunto prima delle elezioni, in maniera appunto aperta e partecipata. Ecco, prendiamoci cura di Cuggiolo, è un po' lo slogan che abbiamo voluto utilizzare questa mattina, e poi magari diremo anche altre cose tanto più avanti, però credo che l'amore per la propria comunità e per il proprio paese sia appunto l'elemento su cui basiamo quello che stiamo facendo e che stiamo proponendo, perché è quello che è più mancato negli anni passati. I diversi ambiti che vogliamo andare a toccare, su cui appunto questa mattina vi dirò già alcune cose, alcune impostazioni su cui baseremo tutti i lavori futuri e comunque il nostro modo di procedere, è un'attenzione particolare alla persona, un'attenzione ai cittadini, alle proprie necessità, per una Cuggiolo che sia più attenta e più solidale. Per quanto riguarda, se volete, questi che sono gli ambiti dei servizi alla persona che un comune deve erogare come servizio, ma soprattutto un comune ha anche quella funzione importante che non è istituzionale ma va valorizzata, va, come dire, fatto il centro anche dell'attività amministrativa, è quella del fare sistema e di rappresentare una comunità in tutte le sue parti, quindi aprendosi ai diversi bisogni e alle diverse esigenze. Un aspetto importante su cui ci tengo davvero tanto è quello che una comunità può crescere e pensare al proprio futuro partendo dai più deboli e dai più piccoli. I nostri ragazzi che frequentano le scuole, diventano grandi nella nostra comunità, devono essere al centro di quello che noi pensiamo e che proponiamo. Al centro nel senso sia come l'attenzione dell'amministratore che deve seguire con costanza anche nelle scuole, nei vari momenti della vita dei nostri ragazzi, per andare incontro alle loro necessità, c'è il piano diritto allo studio, ci sono tante cose che si fanno, si possono migliorare, si possono aggiungere. Ma avendo appunto a cuore il ruolo centrale appunto dei bambini come il nostro futuro. C'è un detto africano che ritengo molto, molto bello e molto, molto importante anche per come lo dici. Per crescere un bambino ci vuole un'intera comunità. E dà l'idea di quello che una comunità deve fare, non bastano i genitori, non basta la scuola, deve essere tutta la comunità
che pensa al proprio futuro attraverso i propri bambini. Una città che ha misura di bambino, di ragazzo, insomma, di quello che è la, i soggetti più piccoli, è anche una città più vivibile, una città dove la gente si trova meglio, dove la gente ha più senso di comunità. Riuscire ad applicare questo detto della, dell'Africa anche nel nostro paese credo che sia bello, importante e significativo. Da questo punto di vista, quindi, oltre ad andare incontro alle necessità che ci sono, mi piacerebbe per esempio che i nostri ragazzi fossero parte anche della vita della nostra comunità. Io mi ricordo quando ero ragazzo che andavo alle elementari, quando ero bambino, nei vari momenti istituzionali si partecipavano alle scuole, piuttosto che, perché tanti di voi che sono qua si ricorderanno di questo aspetto. Ci sono tanti momenti anche, anche simpatici, anche allegri durante la vita della comunità, a luglio quando ci sono, c'è luglio cugionese, piuttosto che il carnevale adesso, quant'altro, dove un'amministrazione deve avere la partecipazione anche delle scuole e dei ragazzi come una, come dire, un obiettivo da porsi e da portare avanti, proprio